Mangiare non è semplicemente nutrirsi. Ogni pasto ha un valore simbolico e spirituale. Dar da mangiare e ricevere cibo è la grammatica elementare di ogni relazione, di ogni cultura, anche la cultura religiosa. Quante volte abbiamo sentito parlare di cibo kosher? Si tratta di produzione e consumo di pietanze secondo le regole della tradizione ebraica. Solo i cibi che sono conformi alla Torah sono idonei ad essere consumati e acquisiscono lo status kosher. La differenza tra kosher e kasher? È la stessa parola in pronuncia differente. Che cos'è la cucina kosher? È la cucina conforme alle regole della tradizione religiosa ebraica, che sono tante, complicate. Ce ne può dire qualcuna, le principali? Non tutti gli animali sono commestibili, soltanto alcuni animali del regno dei quadruperi o dei volatili o dei pesci. Possono essere mangiati soltanto con la previa macellazione rituale. La carne va completamente dissaguata, non tutta la parte dell'animale può essere mangiata, va eliminato il nervo sciatico e le sue diramazioni, alcune parti di grasso non possono essere mangiate, i cibi di carne non possono essere mangiati insieme ai cibi di latte, quindi c'è da fare una separazione completa anche dei servizi. Perché questo? Perché la Bibbia dice che non bisogna cucinare il capretto nel latte della madre, la tradizione intende questo come separazione completa tra carne e latte. Nel Levitico? Sì, è detto 3 volte nella Torah. Nella normativa alimentare ebraica i principi etici sono legati alla garanzia della qualità e salubrità del prodotto, il che risponde all'esigenza sempre più sentita dai consumatori di tutto il mondo di restituire il giusto valore al cibo. Un tema tanto importante da essere stato il leitmotiv di Expo Milano 2015, quindi kosher diventa anche sinonimo di qualità. Ci sono cibi più sacri di altri nella cultura ebraica? No, non ci sono più cibi sacri, tutti i cibi sono sacri, vanno trattati con rispetto. Quali sono gli ingredienti, le procedure? Allora, gli ingredienti sono quelli che ti dà il mercato, quindi ogni cucina tradizionale è regolata essenzialmente a quello che è reperibile. Il famoso carciofo alla giudia lo puoi fare soltanto a Roma, perché soltanto a Roma trovi i carciofi che corrispondono a determinate caratteristiche. Vai in Piemonte e il carciofo alla giudia non funziona, ecco. Il rabbino capo ha scritto un libro, Bete Avon, Buon Appetito, con le regole della dieta kasher e ricette della cultura ebraico-romana. Come si sono contaminate la cucina ebraica e quella romana? Guardi, la cucina romana mutua la gran parte della tradizione della cucina ebraica, questo perché ovviamente la comunità ebraica di Roma ha una storia oltre che bimillenaria e molti dei piatti tipici della cucina giudaico-romanesca sono entrati a far parte della tradizione come simboli e come connotazioni tipiche della cucina romana. Ci sono piatti tradizionali per le feste, ad esempio il Capodanno ebraico? Assolutamente sì, nella liturgia ebraica è tutto quanto molto legato anche alla tavola, la tradizione da quello mutua. Per esempio durante il Capodanno siamo abituati e vincolati a mangiare alcuni cibi tradizionali durante un ordine rigoroso che sono legati appunto a una simbologia. Si tratta di cibi dolci per allietare l'anno nuovo, si tratta di cibi che si moltiplicano per rinnovarci ogni anno. Nella sinagoga di Ostia, la più antica dell'Europa occidentale, c'è un forno per la cottura del pane azimo. La stanza, con un pavimento in mosaico bicromo e poi ricoperto da uno più rudimentale in terra battuta, è rivolta verso Gerusalemme. Forse era dedicata alla produzione delle azime durante la Pasqua ebraica, che richiedeva un assoluto controllo da parte delle autorità religiose. Il forno però era utilizzato anche durante il resto dell'anno per la preparazione di altri cibi consumati dalla comunità. Nei cibi che lei, rabbino capo, preferisce a tavola? Beh, ce ne sono molti e avrei molte tentazioni alimentari, però sono molto controllato dalla mia consorte, per cui non posso eccedere dove vorrei. Un'attenzione fervente quella per i cibi e le loro preparazioni, in grado nella cultura ebraica di attraversare i millenni e arrivare intatta ai nostri giorni, e pur se fondata su principi completamente differenti, di apparire agli occhi dei moderni straordinariamente vicina alla sensibilità e stile alimentare della qualità che il mondo contemporaneo insegue. Si può dire che l'ebraismo è una cultura vegetariana? Mangiare carne è considerato non un diritto ma un permesso che scatta per l'umanità da quando c'è stato il diluvio universale e sopravvive la famiglia di Noè, ed è un permesso che finirà coi tempi messianici.